The Batman, Dune, No Time to Die, tutti rimandati, ma qui dobbiamo procedere per gradi, perché una strana e brutta storia, quella che stiamo per raccontarvi, ci vorrebbero i cartonati di Lucarelli alle mie spalle, per dare quell'atmosfera alla Mario Blu Notte. Warner, il signor Warner. Esattamente. Tutto comincia con il nuovo rinvio di No Time to Die. Tutto comincia con questo. Collocato a novembre, da diverso tempo, No Time to Die e Saul, gli unici blockbuster o presunti tale che resistevano dinanzi alla tentazione di levarsi di torno dopo il floppettone di Tenet e dopo aver notato che negli Stati Uniti tanti cinema nei mercati principali non riescono proprio a riaprire. Alla fine, No Time to Die capitola e si sposta il 2 aprile 2021. Quindi non è che l'hanno spostato di pochi mesi, eh? 2 aprile 2021. A questo punto, Cineworld, con un'importantissima catena di multisale a livello internazionale. Negli Stati Uniti possiede una catena denominata Regal, ma ha anche delle proprietà in Inghilterra e in Irlanda. Cineworld, che è la seconda catena internazionale al mondo, dice: da questo venerdì chiudiamo tutti i cinema. E il motivo è semplice: non ci sono film da proiettare. Non ci sono film. E quindi. Vi ricordate il comunicato del vicepresidente NATO? Probabilmente alcuni cinema chiuderanno i battenti. Eccoci arrivati. Sì, alcuni cinema stanno cominciando a chiudere i battenti. Se lo fa Cineworld, secondo voi poi non seguirà l'esempio la AMC e magari anche delle catene nostrane? Perché il ragionamento è semplice. Perdita per perdita, si perdono meno soldi a restare chiusi più che a restare aperti senza che venga nessuno a vedere i film. Quindi il ragionamento è logico. Arrivano altri rinvii. Dune. Lo sapevamo tutti. L'abbiamo detto qui non so quante volte. Wonder Woman e Dune, due film Warner a dicembre a scontrarsi l'un con l'altro? Ma figuriamoci! E infatti Dune cambia data, il che di per sé sarebbe anche una scelta, tutto sommato, anche in questo caso logica, un po' perché c'era la concorrenza di Wonder Woman, un po' perché vi ricorderete le dichiarazioni di Denis Villeneuve che disse: a causa della pandemia ci sono dei ritardi nei reshoot, quindi io mi sto veramente strappando i capelli per terminare il film in tempo. Dunque, il rinvio era assolutamente pronosticabile e preventivabile, ma c'è un piccolo dettaglio. Non l'hanno rimandato a febbraio 2021, questo Dune. No, no, no. L'hanno rimandato il 1 ottobre 2021. Un Ottobre, anno. tra un anno, lo vediamo tra un anno se va tutto bene. E i più attenti di voi, già a quel punto si saranno accorti che, ma il 1 ottobre 2021 non c'era mica un altro film della Warner? Aspetta, parla di un tizio che va in giro vestito da pipistrello. C'è Pattinson, ma non è un vampiro, no? Forse un uomo pipistrello, forse un Batman. Ecco. Che fine fa The Batman? Spostato anche lui. È perché la data del 1 ottobre è già occupata. E quando lo spostano The Batman? 4 marzo 2022. 4 marzo 2022. E noi abbiamo già visto un trailer di The Batman. Abbiamo anche già visto un trailer di Dune, ma queste considerazioni me le tengo per dopo, perché in tutta questa roba triste devo trovare un motivo piccolo di gioia, di consolazione. Quindi ci teniamo tutto da parte, eh? Segnatevelo mentalmente nel vostro cassettino mentale. Ci tornerà utile più Sì, avanti. esatto. Quindi The Batman. 4 marzo 2022. Lasciate che questa data vi penetri nel cervello.
4 marzo 2022. Matrix 4 incredibilmente viene anticipato. Ce lo danno! Chissà che anticipo potente! Passa dal 1 aprile 2022 al 22 dicembre 2021. Quindi diventa un film natalizio, Matrix 4. Boh, ok. Quantomeno una piccola consolazione. Lo anticipano di qualche mese. Grazie. Ma parliamo di altri film. The Flash, slitta dal 3 giugno 2022 al 4 novembre 2022. E Shazam 2, slitta dal 4 novembre 2022 al 2 giugno 2023. 2 giugno 2023. Non so neanche quanti anni avrò. Se avrò ancora questo canale nel 2023. Ma attenzione, perché alcuni film addirittura fanno puff, scompaiono. Black Adam. Sono qui. Come Giacomo. Esatto, come Giacomo. Questa è la rappresentazione di Black Adam. Black Adam, previsto per il 22 dicembre 2021, svanito dalla schedule. Non si sa più quando esce, scomparso. E se vi può interessare, è scomparso anche il film su Minecraft, che non sapevo neanche che fosse veramente in produzione. Previsto lo so adesso. Per il 3 marzo 2022 Minecraft scompare. Via, così, dissolto. Quali sono i motivi di questi rinvii? Sono noti a tutti. È il classico serpente che si mangia la coda, di cui abbiamo già parlato molte, molte volte. Ci troviamo ancora in uno stato di emergenza. La pandemia è ancora tra noi. La pandemia sta colpendo varie parti del globo in misura e in modo diverso. Negli Stati Uniti la situazione è ancora particolarmente critica, soprattutto nelle aree più popolose, nelle aree dove il cinema fiorisce. E dunque, la Warner con Tenet ha provato a sondare il terreno. E non l'ha sondato poi così bene. Ci ha provato, sta floppando. Tutte le major si sono terribilmente spaventate dinanzi ai risultati di Tenet, ma anche vedendo che i mercati principali non riaprono, e senza mercati principali i grandi blockbuster, i film da 200 milioni di dollari, non potranno mai rientrare nei costi. E quindi rimandano la data di uscita delle pellicole. E lì c'è veramente il gioco del cambio di sedia, perché se un film si sposta in un'altra collocazione, il film previsto lì in primo luogo deve trovarne un'altra, e quindi c'è veramente il gioco del rimpiattino e si va sempre, sempre più avanti. Allo stesso tempo, se i cinema aperti non hanno film da proiettare, cosa fanno? Chiudono. E queste chiusure, per molte sale, potrebbero essere definitive. Perché, ok, a stare chiusi si perdono meno soldi rispetto alle aperture inutili, ma si perdono comunque soldi. Esatto, non lavori e non prendi soldi. Ricordiamoci tutta la questione della AMC, che ha tenuto banco nei mesi primaverili. Le ultime notizie dicevano può sopravvivere fino a dicembre. Adesso un pochino di soldi da Tenet e da qualche film se li sarà anche presa la AMC. Ma andando avanti, voglio dire, tutte queste major che stanno collocando i film nel 2021, da un lato lo fanno per non perdere troppi soldi, ma arrivati al 2021 non li perderanno comunque, perché di cinema sopravvissuti ce ne saranno pochini? È veramente difficile comportarsi. È veramente difficile. Siamo dinanzi a una situazione che può cambiare di mese in mese, di giorno in giorno. Nel mix, nel pieno di questi annunci catastrofici, trovo solo un piccolo motivo di soddisfazione ironica, che veramente poca roba. Però mi tolgo sto sassolino, perché io di pirlate ne dico tante, ma quando ci azzecco ogni tanto, magari lo dico. Ma
il DC fandom? No, perché quando ho detto che il DC fandom probabilmente sarebbe stato inutile, mi sono sentito dire hater della Warner! Il DC fandom. Cioè, ripensate agli annunci di quel grande evento. E mi è stato detto, la DC ha schiacciato la Marvel non parla, quelli lì stanno zitti. E io cosa vi dissi? C'è un motivo se stanno zitti, siamo nel pieno della pandemia, può cambiare tutto. Intanto le azioni si sono impennate grazie al DC fandom. Vedi che fine fanno le azioni ora del 2023 della Warner? Vedi che fine fanno le azioni? Se non esce una minchia, vedi che fine fanno? Ma la Marvel non parla, non dice, il DC fa... Utilissimo, utilissimo. Il trailer di The Batman per un film che deve arrivare nella primavera 2022 e il trailer di... Ma poi oltre al DC fandom, ma mi spiegate il trailer di Dune? Ma perché? Cioè il DC fandom posso anche capirlo. Evento dedicato alla DC, facciamo vedere tutto. Tutto. Ma Dune? Boh. Boh, vabbè, è andata così. Ripeto, un minimo di ironia cattiva, che è un sapore cattivo in bocca, per cercare un attimino di risollevarmi il morale. L'oracolo di Delfi, cazzo. La Sibilla Cumana. Vabbè. Niente, finisco questa parentesi. Lasciamo parlare gli ospiti. Signor Giacomo, come vede questa situazione? Per citare Farenz, come disse la Marchesa camminando sugli specchi, la vedo nera. Nel senso che quando c'è stato il rinvio di No Time to Die, ho sentito i brividi di freddo. Poi ieri sera, con quello di Dune e tutto l'effetto domino che ne è derivato, se ce li avessi mi metterei le mani nei capelli, perché è veramente drammatica come situazione. Cioè qui, come abbiamo detto spesso in questa... Che c'è? No, dopo devo rispondere ad alcuni commenti, scusa. Sto leggendo di quelle cose che mi lasciano interdetto e smarrito, quindi... Ok. Vai Giacomo. No, dicevo che la situazione è veramente drammatica, questa caterva di rinvie è veramente una tragedia. Poi... quando ho sentito di Cineworld, cioè la seconda catena di multisala in America che chiude a tempo indeterminato, il mio primo pensiero è andato a tutti i lavoratori di quella catena. Che cazzo gli succede adesso? Cioè, in che condizioni si trova? Cioè, presumo abbiano anche delle famiglie. Quindi, lo dico sempre, io a causa del Covid ho perso il lavoro, quindi... mi è molto facile. Siamo in due. Anche tu, Mattia. Che vengono rimandati di progetti cinematografici che vengono congelati, ma il primo risultato sono gli individui che perdono il lavoro. Sì. Il signor Mattioschi e io siamo prove viventi. Quindi il mio pensiero è andato a quelle persone lì innanzitutto. Poi in generale anche alla situazione, a quella che è la situazione del cinema. Cioè noi l'abbiamo sempre detto, le cose devono evolversi, anche il cinema nel tempo si sarebbe voluto, ma gli davamo come aspettativa di cambiamento fa una decina d'anni, 15. Quest'anno maledetto ha accelerato i tempi, sta costringendo il cinema a pensare più in fretta a quel cambiamento, è l'unico modo. Cioè, non credo che, come ho sentito dire a Vic, che su questo sono d'accordo con lui, che il cinema non morirà. Però deve darsi veramente una svelta con l'evoluzione. Cioè, non lo sto dicendo, date una mossa. No, sto dicendo che se vuole sopravvivere deve ripensare quel cambiamento in maniera molto più rapida di quanto ci saremmo aspettati, perché adesso la situazione è un disastro. A ripensarci veramente mi vengono i sudori freddi. Ma se a ottobre dell'anno scorso avessimo pensato ci avessero detto che nel giro di un anno saremmo arrivati in questa situazione, avremmo riso in faccia, cioè nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere. E in questo momento, visto che anche l'esperimento streaming, sì, guardo te, Mulan, è fallito miseramente, non riesco a pensare ad una... C'è chi dice che potrebbero riprovarci con Soul, ma per un motivo molto semplice: non ci saranno più cinema aperti da qui a novembre, quindi lo devono schiaffare per forza. C'è chi dice andrà così.
probabile sì. E adesso sì, ma scusami, Giacomo. No, che volevo semplicemente dire che oltre all'industria cinematografica in sé, io penso anche ai luoghi fisici, alle sale vere e proprie dove ci sta, cioè, che cosa succederà? Che cosa si inventeranno? Acquisizioni, assorbimenti, dissoluzioni? Quali manovre economiche si inventeranno per cercare di salvarne il più possibile? Che cosa... Cioè, anche questo, giuro, non riesco a vederlo. Non riesco, cioè, magari anche per il caos del momento, perché comunque è una notizia anche abbastanza fresca, tutta sta caterva di rinvii, quindi non ho, anche nel mio piccolo, non ho ancora avuto modo di elaborare quella che è una mia possibile soluzione da signor nessuno, diciamo. Però è uno scenario, è il Far West. Se devo pensare a una immagine, è il Far West. Questa è l'immagine che mi viene in mente. Ma più che Far West, corsi e ricorsi storici imprevedibili, ma anche forse la difficoltà a cambiare, non soltanto per l'industria, ma per un discorso proprio culturale. Noi parliamo sempre del discorso dello streaming, perché tutte le cose che potrebbero con il condizionale andare a finire nello streaming, come Mulan o potenzialmente altri, io li vedo come dei tentativi episodici che non sono destinati ad avere una vita futura. Il discorso dello streaming che si dovrebbe sostituire alla sala è una cosa a cui io non credo, per il semplice fatto che di base sono due mezzi, con tutto che hanno l'intrattenimento e lo spettacolo in comune, che hanno pubblici diversi e che coprono dei bacini di utenza differenti e vanno incontro a esigenze e richieste di tipo diverso, perché la sala è un'altra cosa, non soltanto per il discorso da un lato sacrosanto ma anche fin troppo scontato che il cinema va visto in sala, il cinema è vero, è quello sullo schermo, ma anche perché la sala, molta gente, è una grandissima fetta, come dico sempre, di pubblico va in sala fottendosene nel film che va a vedere. La sala è un posto di aggregazione, è un'altra cosa. Il pubblico che cercherà di andare in sala ci sarà sempre, ci sarà il pubblico che va nelle discoteche, nei bar e così via discorrendo. Non è propriamente la stessa cosa, ma c'è anche questa componente. Il punto è che poi noi da mesi discutiamo sull'ipotetica morte del cinema, che anche io sono d'accordo con Victor, che non avverrà, stiamo vivendo un frangente epocale. Il problema non è questo, noi parliamo di morte, quando parliamo di morte del cinema, parliamo di un'ipotetica scomparsa del cinema, però in astratto, come idea astratta, della sala come idea astratta. Il problema vero, il problema tragico, sono le sale concrete identificate con i loro proprietari, i loro gestori e il personale che coinvolgono. Quello è un dramma vero, oggettivo, con il quale, ahimè, dovremmo fare i conti e molti dovranno fare i conti, perché qui parliamo non di un qualcosa nel futuro che potrebbe in astratto la sala come istituzione scomparire, parliamo di persone vere che rischiano il posto di lavoro, una vita grave, con tutte le incertezze che questo si porta dietro. A questo proposito, no, volevo solo togliermi un sassolino dalla scarpa, che si ricollega anche alla questione che avevamo detto dei blockbuster, che dovranno essere ripensati a livello di budget, a livello creativo. A tutti quelli che non in chat naturalmente, a tutti quelli che nel mondo festeggiano, i blockbuster finalmente, meritereste tante di quelle legnate sulle gengive che neanche sto a elencarvele, giuro. Io la chat non la stavo leggendo, però ci stavo. Ma arrivando. Non era rivolta alla chat, era rivolta al mondo, anche al mondo. Però lasciamo perdere per il momento già questo discorso, che è un discorso cretino. C'è il discorso per dire finalmente i blockbuster di su, di giù. Ma purtroppo sono più di quanto temiamo quelle persone. Questi sono, diciamo, delle dinamiche e argomenti da hater che lasciano il tempo che trovano e non servono a niente, a nessuno. Sono superficiali restano. C'è però qualche cosa di oggettivo, che come dicevo Oscar Wilde, tutto quello che è moderno prima o poi è destinato a diventare passato, a passare di moda, a essere superato, tutto ciò che è moderno. E non solo perché le mode a un certo punto finiscono, ma perché può cambiare il mondo, possono cambiare gli scenari, possono cambiare le condizioni. Ora, quando parliamo, abbiamo detto, chiaro, ripetiamolo in termini molto terra-terra, perché questi film vengono rimandati?
perché sono blockbuster, perché sono costati, sono le grosse produzioni che sono costate una montagna di soldi, e farli uscire in un momento in cui la gente o non può andare al cinema, ci vuoi maniera ridotta, o i cinema sono costretti a stare chiusi, andrebbe incontro a una perdita che la produzione non so se potrà evitare nel lungo periodo, ma cerca di limitare come può, e quindi rimanda l'uscita. Che cosa porta a pensare questo? Che c'è qualche cosa, però, anche il fatto che tutti i titoli di maggiore richiamo siano blockbuster che vengono rimandati, ci porta a pensare anche a qualche cosa, e c'è qualche cosa che non torna nel modo in cui il cinema internazionale è andato prendendo forma nel corso di decenni ormai, perché da un certo momento in poi, con l'avvento dei grandi colossal, il cinema ha vissuto soprattutto, si è fondato su queste cose, ma siccome il mondo va cambiando e può cambiare anche in modi assolutamente imprevedibili, come una pandemia di questo tipo, significa che il cinema a livello internazionale si è fondato su delle basi economiche che in realtà sono più fragili di quello che sembravano un tempo. E quindi nel momento in cui tu non hai investito tanti soldi, ti trovi ad avere in mano una cosa, un giocattolo che potenzialmente vogliono in tanti, ci vogliono giocare in tanti, che è costato tantissimo, ma che tu non puoi vendere, non ti conviene vendere in quel momento. Erano basate su un tempo di pace. In questo momento non siamo in tempo di pace, purtroppo. Sì, ma una volta, non per fare un discorso passatista, per questo mi riallaccio alla massima, tutto ciò che è moderno è destinato a un certo punto a essere superato, perché le cose, gli scenari cambiano, il cinema era molto più variegato, il cinema era fatto di tante altre cose, esisteva anche il cinema di genere di intrattenimento italiano che si è andato a perdere. Hanno rimandato anche tanti film autoriali di nicchia, c'è qui l'elenco dei caduti, cioè ci sono dei film che sono scomparsi, quello nuovo di Wes Anderson, The French Dispatch, sparito dai calendari, c'è The Green Knight, che se non erro era quello... No, pensavo fosse un film... Perché, ma non devi prendere i film d'autore, Mattia, perché i film d'autore, soprattutto, sono di autori, c'hanno dietro comunque la promozione e gli ci punta sopra delle grandi produzioni e distribuzioni. Candyman scomparso, sì sì, però qui stanno scappando tutti, no, cioè anche quelli che hanno un budget più o meno... Che è tanto lontano. Ma perché non ci saranno più cinema aperti, li spostano per quelli. Non è che rimangono lì fino all'ultimo ad aspettare. No, io voglio dire una cosa molto semplice. Sì, però noi parliamo soltanto in termini americani. In termini americani sicuramente il discorso è anche questo. Che in America il contagio è molto più alto che da noi, perché noi, con tutte le corna del caso, dopo un'estate passata a ripetere non ce n'è Covid, stiamo tornando in un discorso abbastanza rischioso, però noi parliamo in termini esclusivamente americani. In America in questo momento c'è un'emergenza ancora maggiore. Non è detto che debba essere così in tutto il mondo. Il punto è che però siamo appoggiati in qualche... Se l'America starnutisce, tutto il mondo prende il raffreddore. Questo è sicuro, però a parte che mi sembra che in generale anche in Italia non ci sia stato un ottimo modo di comunicare la riapertura delle sale, e io sono convinto che tanta fetta del pubblico generalista non sappia neanche che cinema sono riaperti. Io ne sono convintissimo. Ma al di là di quello, quando si parla di fine del cinema, dal mio punto di vista almeno, io non intendo non ci sarà più modo di recuperare, è finito tutto per sempre, ma il cinema per come lo conosciamo adesso, almeno per 5, 6, 7 anni, sarà stravolto. Ma lo dico, non ho timore nel dire questo. La nostra volta sicuramente le tempistiche sono già stravolte. Potrà essere stravolto anche i meccanismi di produzione, anche il modo di pensare i film. I modi di fruizione anche. Che... Non necessariamente in modo negativo, il modo di fruizione non lo so, perché lì, come stiamo vedendo in Italia e soprattutto anche in America o in Inghilterra, dove ti dicono ma perché i cittadini inglesi sono troppo attaccati alla loro libertà, perché questa è libertà. Sì. Insomma, la libertà di fare del male a se stessi e agli altri mi sembra una libertà di cui fare volentieri a meno. Si confonde il concetto di libertà con il concetto di individualismo. Comunque, no, voglio provare a dire una cosa. Cioè, io fossi nelle major, ad esempio, c'è questo Black Adam scomparso, ci sono film previsti per il 2023, ma io li cancellerei.
Che garanzia ha una major? E non è escluso che succeda, la storia del cinema tra l'altro è piena di film più volte rimandati e poi cancellati. Quindi il discorso che la Disney, la Warner di far uscire un film nel 2023 con queste premesse, un film da 200 milioni nel 2023, come si fa a sapere? Ma anche perché, vista che lo scenario economico tragico che si prospetta e che stiamo già vivendo, magari non uscirà neanche come lo volevano loro fare prima che scoppiasse il casino, quindi che ne sai che magari non esce un film, cioè magari no, ma tra tagli al budget e tutto il resto anche il lato creativo ne esce inevitabilmente azzoppato. Si sta sottovalutando la questione, secondo me. Intanto continuano a chiedere di The Suicide Squad nell'agosto 2021, cosa lo rimandano a fare The Suicide Squad, che già ad agosto 2021 rimane lì, sperando che per quel periodo la situazione sia tornata stabile. Io sono dell'idea che qui la situazione non tornerà stabile molto presto. Il mercato cinese ha già chiuso il 40% delle sale, punto. Non è che riaprono, sono chiuse. Quindi immaginiamo l'arrivo di un vaccino, le sale non saranno più comunque della stessa portata di prima a livello di distribuzione. Anche cioè, perché vaccinare cifre... tutti ci vuol tempo, Esatto, ma poi certe cifre resteranno comunque irraggiungibili, non ci sono più le premesse. Il mercato cinematografico verrà ridimensionato completamente, cioè tutte le major dovranno rassegnarsi al fatto che non incasseranno più certe cifre. Poi questo periodo di stagnazione può variare, non abbiamo di certo la sfera di cristallo, non sappiamo quanto durerà, ma quando sento ma sì, ma tanto adesso rimangono chiusi poi riaprono, ma col cavolo, cioè non riaprono più. Ma vi guardate fuori dalla finestra, cioè, a chi dice queste cose, guardate fuori dalla finestra. Un giorno ne riapriranno altri con altre persone che azzarderanno di investirci, nel frattempo qualcuno muore. Magari non di Covid, ma di stenti. E questo è il problema. Tra l'altro, per rispondere ad alcuni commenti che mi avevano perplesso nei riguardi della progettualità Warner DC Fandom, cosa potevano saperne loro? Cioè, io dicevo, state attenti che c'è ancora la pandemia, forse fare certe cose non è adatto, e loro non lo sapevano? Cioè, ma i telegiornali li vediamo solo noi, cioè, i proprietari delle major non lo sanno che c'è una pandemia in corso in tutto il mondo, che da un momento all'altro le cose possono cambiare. Magari sono gente che crede alle balle di gente come Trump, che dice non è vero niente, andate in giro e fate quello che volete. Poi ho letto, anche rilasciare un trailer a loro non costa nulla. No, infatti lavorano gratis quelli che confezionano i trailer, non gli danno i soldi. E così come tutte le varie piattaforme che distribuiscono i trailer lo fanno perché sono amanti del cinema, non vengono pagati. Ma in tutto questo il reshoot della Snyder Cut sono stati rinviati? Chi lo sa? Perché lo sa. Notoriamente i reparti marketing sono delle onlus, sono delle opere pro bono. Chi può dirlo? Intanto ho letto che gli incassi della Cina sono ritornati pari al periodo pre-Covid, ma io non ho letto niente di tutto questo. Nulla di tutto questo. Magari è vero, Non so con quale film. Fermo restando che la Cina ci fa sapere quello che ci vuole fare sapere. Tra l'altro, non c'è da fidarsi. Non c'è ammetto di non essere informato sulla condizione dei cinema cinesi, ma comunque loro si sono guardiati ancora più che in Italia e continuano a essere molto chiusi, con sanzioni e misure di sicurezza molto rigide. Dicono che sono in ripresa con un film cinese di 800, può essere, però quel dato lì rimane, quindi è in ripresa al cinema, e i film che devono essere, il cinema in cinema, i film che devono essere diffusi a livello internazionale? Abbiamo visto il grande successone di Mulan. C'erano altri motivi, La qualità pessima del film, ma questo è un altro discorso. Lì al momento il cinema cinese sta riuscendo a vivere dei propri blockbuster, perché i film cinesi sono quelli che comunque raggiungono sempre il top a livello di incassi in quel mercato, ma come in Italia il film che ha incassato di più nella storia non è un film internazionale, ma è un italiano, quello di Zalone. Però dopo un po' anche loro non avranno più una minchia da trasmettere. Fino a quando vivranno solo di film cinesi? Io non lo so, così come noi, fino a quando vivremo di film italiani? Io ve lo dico, tempo un mese i cinema italiani chiudono, ve lo dico già.
Io invece mi chiedo, e non lo so, e lo chiedo a voi, qual è la situazione attualmente della Corea del Sud, dove l'industria cinematografica è fiorente e rappresenta un'eccellenza a livello internazionale, la produzione cinematografica coreana. Non è vero. Infatti se si pensa anche a Old Boy è un film che... Ma non solo quello, a livello, in tutti i generi. Ma il primo che mi veniva in mente, il primo... La cinematografia coreana è qualcosa di splendido, è molto, molto, molto ricco. Cioè, sai che non lo so proprio la Corea del Sud come messa. Che in ottobre, cioè il film che farà più discutere qui in Italia è Lockdown all'italiana, 15 ottobre. Ah vabbè, ma questo... A novembre forse c'è Soul, forse, poi se ne parla a dicembre. Ditemi voi come fanno i cinema italiani a restare aperti fino a dicembre. Ce l'abbiamo diabolica a dicembre. Per ora sì. Però per la situazione, cioè, questa situazione in America ci ha insegnato che può cambiare anche... Cioè, noi abbiamo fatto la puntata di Facce di Nerd venerdì pomeriggio, venerdì sera è uscita la notizia del rimando di No Time to Die. Può variare da orario a orario la situazione. Ma cosa c'entrano gli attori strapagati adesso con tutto il bene del mondo? Secondo voi i budget lievitano 200 milioni per gli attori strapagati? Ma no, dai. Assassino sul Nilo non è più a fine novembre, è a dicembre. E anzi, capirai. È tipo l'8 dicembre. Sì, e poi non è che è un blockbuster che ambisce a grandi risultati. Anzi, è un residuato bellico della gestione Fox. Per quanto io possa apprezzare quel tipo di film, la Disney lì lo sbatte. Ecco, Assassino sul Nilo, se continua così la situazione, quello me lo vedo su Disney Plus, ma tutta la vita me lo vedo su Disney Plus. Tanto lo stanno sponsorizzando nel Disney Pre-Show al cinema, quindi vuol dire che a livello di rating è visionabilissimo da tutta la famiglia. Io quello me lo vedo su Disney Plus, ma proprio a livello di intuizione... Soul non lo so. Soul sarebbe un peccato, lo ammetto, perché prometteva tanto. Cioè, un film che secondo me si meritava la visione in sala, però la situazione è quella che è. Vedremo. Non so se manca qualche altro tassello alla nostra discussione. Sicuramente, però, noi diamo... Sicuramente, però è talmente complesso, è talmente contorto. Sono usciti fuori tanti, tanti spunti, tanti argomenti. Il mio consiglio è sempre quello. Fin quando i cinema restano aperti, provate a dare una chance anche a film semi sconosciuti. Cioè, alla fine, qualche film sta uscendo in Italia. Abbiamo dei film reduci dalla Mostra del Cinema di Venezia, Padre Nostro, Non Odiare, c'è qualche horror più o meno indipendente, questa settimana arriva Greenland che dovrebbe essere una trashata apocalittica, però boh, forse può far sorridere, forse può intrattenere. Dato una chance, ecco, forse a Lockdown all'italiana no. Però teoricamente noi dobbiamo sperare che Lockdown all'italiana vada bene, cioè rendiamoci conto. Pensa a te in che situazione siamo. Già. Eh sì, staremo a vedere. Tanto immagino che nella seconda parte, quella dedicata alle domande, si parlerà soprattutto di questo aspetto. Poi magari per venerdì, per Facce di Nerd, saranno uscite ulteriori notizie, ne sapremo un po' di più, avremo un quadro un pochino più chiaro, anche questo è possibile. Io sono incredibilmente pessimista, forse esagero, ma per ora... Beh, la botta è ancora fresca. Non è mi che... sembra che tante cose che abbiamo detto si sono realizzate puntualmente. E sai, a pensare male si fa peccato, ma alla fine qualcosa ci azzecchi. Resistiamo fino a dicembre. Adesso la nuova... Sembra sempre che l'asticella si sposti avanti. Avanti, avanti, e non si raggiunge mai. Prima attendevamo luglio, poi attendevamo settembre, adesso attendiamo dicembre. Per vedere se si riprende la situazione, perché intanto mi chiedono di Top Gun 2 luglio 2021, hanno già rimandato tutto ragazzi, l'abbiamo fatto la cronaca aggiornata qui nello show, è tutto rimandato, non resta quasi un cavolo nel 2020. I film che mi vengono in mente finora sono Soul, Assassino sul Nilo, Wonder Woman, che da noi addirittura arriva a gennaio e non a dicembre, perché in Italia dovrebbero arrivare Diabolik, Natale su Marte e questa roba qui. Tanti film, attualmente confermato Free Guy, che è il film con Ryan Reynolds nel videogame, sempre in quel di dicembre.
sempre della Disney, peraltro. Non usciva quello con Vince Vaughn, quello del killer, quello di gli stessi di auguri per quello dello scambio di menti. Allora, adesso io non voglio parlare della mia situazione lavorativa, però i film non mancano, Mattia potrà parlare di molti film, ma chi interessano quei film lì? Cioè, io ho anche fatto la recensione di Padre Nostro e del Giorno Sbagliato, ma andate a vedere le visualizzazioni. Poi non voglio parlare della mia situazione, ma ovviamente la crisi del cinema si ripercuote su tutto il settore, su tutta la categoria. Prima abbiamo parlato di esseri umani, il contraccolpo si sente. E non certo, caso... se vendi biancheria intima, vendi mutande e ti capita un'invasione aliena sul tipo terrore della sesta luna, in cui la razza umana è costretta a praticare il nudismo per le strade per causa di forza maggiore, cosa? Ti vende la biancheria intima. Che film è? Che film è? Ma il film, si hanno fatto anche un film, io consiglio la lettura del romanzo, che di, come si chiama, di Heinlein. Giuro, esiste anche un film, non è granché. Il terrore della sesta luna è un classico, il terrore della sesta luna. Recupererò, vedrò. Giuro, non sapevo sta premessa. E cerchi il romanzo più che altro. Vabbè. Ci ritroveremo nella situazione primaverile.